Presidente, allora ieri il Consiglio, insomma, fumata nera, fumata bianca, qual è stato l'esito dell'incontro che avete avuto il Consiglio? Ma la fumata è grigia, diciamo, nel senso che dallo studio che Luca Cardarelli, il nostro consigliere, ha fatto, la cosa è molto complessa, perché ovviamente le leggi sono totalmente cambiate rispetto all'ultima volta in cui il carnevale si pagava, quindi è tutto molto complesso. Di conseguenza ci siamo riservati di incontrare prima il sindaco, condividere con lui le varie opzioni, pagamento o non pagamento, e decidere insieme, perché effettivamente anche a livello economico entrambe le soluzioni sono molto onerose e molto impegnative a livello organizzativo. Però mettere il pagamento ha degli oneri e degli onori in più, quindi lo dobbiamo condividere con lui. Quindi il 5 di ottobre faremo un altro consiglio e lì credo che dovremo per forza decidere, perché poi dobbiamo andare in assemblea per approvare il bilancio preventivo 2018, quindi dovremo già avere le idee chiare. Ecco, orientativamente, se è possibile, un range, una fascia, state pensando anche a un importo, perché anche su questo si avanza, si va dall'euro ai 10 euro, insomma anche qui penso che un ragionamento lo abbiate fatto. Sì, il ragionamento è fatto e ecco, diciamo che il discorso del ma un euro a testa sono per 50.000 persone sono discorsi un pochino superficiali, nel senso in realtà non è così, perché facendo pagare si innescano dei meccanismi ben diversi anche di aliquote, di tasse e di tanto altro, quindi non è così semplice. Sicuramente contando che 100 a 100 si paga 15 euro ed è un carnevalino, insomma, che col nostro non ha nessun, quindi io penso che potremmo essere sui 10 euro per i turisti, e poi troveremo un modo per i fanesi di avere delle agevolazioni assolutamente, perché poi alla fine, diciamo, la discussione è tra fanesi. Una persona che viene da fuori al carnevale, pagare 10 euro non ha nessun problema, quindi sicuramente per i fanesi troveremo una soluzione che possa essere condivisa il più possibile, ecco. Però d'altronde dovete capire che il carnevale non è più quello di 20 anni fa, le cose sono cambiate, tutto è più oneroso e quindi bisogna che tutti un pochino, se veramente teniamo il nostro carnevale, partecipiamo con una piccola quota. Non sarebbe male se per aggirare un po' l'ostacolo tutti quanti un po' in città partecipassero sottoscrivendo la tessera alla carnevalesca, forse il tutto, no, si potrebbe risolvere un po' diversamente. Ma sicuramente, ho sempre detto, se tutti i fanesi che nei momenti di enfasi si fregiano di essere fanesi e di avere il carnevale, che vogliono il carnevale, si tesserassero con 10 euro all'anno, che per ognuno di noi è niente, il carnevale sarebbe libero da tutto, sarebbe libero dai finanziamenti anche del comune e della regione, che sono quelli più, diciamo, assodati. Quindi sarebbe molto semplice, il carnevale sarebbe veramente nostro. Purtroppo però questa cosa non so perché ancora non passa. Spero che i fanesi capiscano che se sostengono il loro carnevale, loro saranno gli autori di questo carnevale, perché il carnevale è di tutti noi.